stanno inseguendo! Le streghe della montagna! Spero di averlo colpito. Guarda, un piccione. Oh no, sta cadendo! A quanto pare sei caduto tu. Guardalo, poverino, ci deve essere ferito male. Forse è già morto. Un messaggio. Tienilo mentre lo prendo. Castello! Non riesco a decifrare altro. Portiamolo al nonno. L'oro è nascosto nel castello delle streghe. Ma nonno, le streghe non esistono. E neanche i castelli pieni d'oro, signore. Beh, possiamo sempre chiederlo al piccione se è così, non è vero? Non sarai così stupido da credere che ti rispondi. Che cosa, stupido a me? Nonno, dille qualcosa. Ho altre cose a cui pensare, figliolo. Chissà perché tocca sempre a me andare a prendere l'acqua. Che bella ragazza. Per favore, ragazza, sapresti indicarci la strada per il castello delle streghe? Beh, no, signore. Ehi, tu, aspetta un momento. Che volete da me? Le ragazze come te non portano il coltello. Dimmi chi sei. Il mio nome è Oyu, signore, e abito al villaggio giù... Ora basta! Vai. Parla, bastardo! Lasciatemi in pace, non so niente! Fermati! Maledetto, se vuoi prendertela con qualcuno, prenditela con me, sporco bastardo. Non immischiarti, fratello. Un fratello come te l'avrei già ammazzato. Fatevi sotto. Certo. Prendi questo. Andiamocene, presto! Ah, non erano poi così forti, sei ferita? No, sto bene, non preoccuparti. Grazie per quello che hai fatto. Hai rischiato la vita per me. Ma è stata una cosa da niente. Ah, sei tornato. Ora ti sistemerò una volta per tutte. Stupido. Cosa mi sta succedendo? Una freccia avvelenata. Per me è finita. Prendeteli. Sì, capo. Sì, capo. Vattene, scappa, non preoccuparti per me. Raggiungiamo il cavallo. Uccidetemi. Andiamo avanti. Dombè, credo che Kaku sia in pericolo. Fermatevi. Quei bastardi ce l'hanno fatta. Sono riusciti a far perdere le tracce camminando nel fiume.
Bentornata, principessa. Bentornata, principessa. Bentornata, principessa. Ho portato la medicina, principessa. Grazie, Kaede. Mi piacerebbe sapere chi è stato ad assalirvi. Non lo so davvero, Kaede, degli uomini che non avevo mai visto. Sarà meglio che tu faccia aumentare la guardia. Già fatto, principessa. Bene. Chi è quest'uomo di cui vi prendete tanta cura? Dove l'avete conosciuto? Per quel che ne so, è un viaggiatore. Ma non è pericoloso tenerlo qui? Lo so. Ma non potevo fare altrimenti. Ha rischiato la vita per me. E poi non credo che sia un uomo malvagio. I suoi occhi sono limpidi e buoni. Oh, state attento, signore! Signore! State attento, signore! Dove sarà finito, Kaku? Non lo so, Onatsu. Comunque, non devi preoccuparti. È un uomo forte e saprà cavarsela magnificamente da solo. Beh, forse è andato a cercare il castello delle streghe ed il suo tesoro. Non è possibile, non ci avrebbe abbandonato per dell'oro. Le sole cose che lo interessano sono le donne e il cibo. Sicuro, Onatsu ha ragione. Kaku non è assolutamente il tipo che abbandona gli amici per il denaro. Già, è troppo stupido per farlo. Però mi chiedo se esiste veramente questo castello. Beh, forse la soluzione è in questo coltello. Chissà a chi appartiene lo stemma. Ad un'antichissima e nobile famiglia di questa provincia, i reali principi Kikichi. Kikichi? Durante la guerra di Sekigahara, i Kikichi furono sconfitti dal clan dei Tokugawa. I principi non vollero assoggettarsi al clan e furono sterminati. Ma potrebbero esserci dei superstiti. Certo, e quel coltello è la prova che qualcuno della famiglia è ancora in vita. Dai, nonno, sbrigati! Ehi, quanta fretta! Hai paura che ti scappi il castello? Il tesoro è del primo che arriva. Signore! Che cosa vuole? Vi prego, tornate indietro. Quella montagna è abitata, infestata da feroci streghe. Da streghe? Sì. Sono le guardie del Castello d'Oro e di tutti i viaggiatori che hanno tentato di raggiungerlo, nessuno ha più fatto ritorno, signore. Non abbiamo paura di quelle sciocche streghe. Forza, Donbè, andiamo. Aspetta, Sutemaru. Grazie, terremo gli occhi bene aperti. Buona fortuna. Forse non si tratta di un vero castello, ma di un piccolo villaggio come quello. Andiamo a dare un'occhiata. Certo, amici, ma dobbiamo essere sicuri prima di avvisare il capo. Hey! Niente paura, era solo un animale. È sempre meglio essere prudenti. Andiamo. Maledetti! Il bosco è pieno di sentinelle, perciò l'oro deve essere nascosto in qualche casa di quel dannato villaggio. Pensi che esistono anche le streghe di cui parlano? Ci crederò solo quando ne vedrò una. Cosa? Il sentiero finisce qui. Questo posto mi mette i brividi. Non mi lascio suggestionare. Fermatevi! Tornate indietro! Andatevene o sarete divorati! Non muoverti, Sutemaru. Sta tranquillo, non ne ho la forza. Tornate indietro! Tornate indietro! Le streghe! Sutemaru! Uccideteli! Sapevo che le streghe usassero le frecce. Queste donne sono molto abili. Sterminiamoli! Maledette! Mi hanno preso! Oh no, Suke! Vigliacchi, lasciatelo stare! Nessun uomo si è mai potuto vantare di aver messo piede nel nostro villaggio. Perché hanno sempre trovato la... Ah!
Per fortuna se ne sono andate. Di chi sarà questo sacchetto? Accidenti, che buon odore. Sarà di una delle streghe. No, appartiene ad un discendente della famiglia Chicchici. Ne assicuro, signore. Ti sei svegliato finalmente? Da quanto tempo sono qui? Mettiti giù, sei ancora troppo debole. Mi hai portato a casa tua, vero? Sì. Sei stato colpito da una freccia avvelenata e io non potevo lasciarti morire. Mi dispiace, non vorrei causarti troppo disturbo. Nessun disturbo, signore. Ti prego, chiamami semplicemente Kako. Hai ragione, Kako. Ti senti in forma, eh? Già. Sei forte, quel veleno non perdona. Un altro al tuo posto sarebbe già morto. Prima o poi gliela farò pagare a quel bastardo. Principessa. Ora devo andare, Kako. Maledizione, siamo in trappola! Bene, il trucco ha funzionato, ci sono cascati come polli. Andiamocene. Bastarda, speriamo arrivi a destinazione. Fermati. Perché? Perché è diverso, lui è buono. Come possiamo essere sicuri che sia proprio così? Quell'uomo mi ha salvato la vita, Sagiri. Questo lo so, ma so anche che i suoi complici stanno cercando il nostro oro. Non è vero. Dovete credermi, principessa. Li ho visti con i miei occhi e li ho sentiti parlare del tesoro. Cosa? Vuoi dire che è complice di quel samurai? No, principessa. Appartiene a un altro clan, ma anche loro stanno cercando il vostro tesoro. Non ci credo, non è un malvagio. So che per voi è difficile crederlo, ma potrebbe essere stato un trucco per avvicinarvi. Non è vero. Principessa, fino ad oggi siete riuscita a mantenere segreta la vostra esistenza. È il vostro dovere combattere perché la famiglia Kikuchi ritorni agli antichi splendori. Sì, lo so, Sagiri. Ricordatevi che gli uomini uccidono solo per il gusto di uccidere e non hanno nessuna pietà umana. Quell'uomo non è diverso dagli altri. Taci! No, non dovete fidarvi di lui. Dovete fidarvi solo di voi stessa e delle nostre forze. Oh. Fermati! Svegliati, mamma, mi scappa la pipì. Mamma, la pipì! Svegliati! Oh, ma voi non siete la mia mamma! Il bagno è da quella parte. Scusate, ma non ce la faccio proprio più! Se fossi in voi non riderei tanto. Domani arriveranno gli altri e per voi sarà finita. Ma non abbiamo già sparso troppo sangue? Era inevitabile. Perché gli uomini devono essere così avidi di denaro? Perché per far risorgere la mia stirpe devo uccidere? Se solo non esistesse questo posto, le mie notti non sarebbero più popolate di incubi. Bene, Tamaki ha scoperto il castello delle streghe. Finalmente quell'oro sarà mio. Vita, non ho mai visto un uomo più forte di voi. Che volete farci? Madre Natura mi ha trattato bene. Buongiorno, come va? Buongiorno a te. Andiamo a sederci su quel prato, è ora di pranzo. Con piacere. Spero ti piaccia la mia cucina. Sono proprio una bella coppia. Nel bosco ho trovato il cadavere di un solo samurai. E allora? Allora preparatevi a combattere. Squadrone Hulk! Siete in anticipo. Infatti abbiamo preso la scorciatoia. Quando arrivano gli altri? Quando sapremo qualcosa di più sicuro. Io so perfettamente dove è nascosto l'oro. È molto lontano il castello? Eccolo là. Che pace, sembra il paradiso terrestre. Mi viene voglia di fermarmi qui per sempre. Se vuoi fermarti non ho niente in contrario. Mi piacerebbe, ma non posso.
Anche tu vuoi conquistare questo posto? Io? Stai scherzando? Allora dimmi, Kaku, come mai i tuoi amici si stanno dirigendo al mio villaggio? Allora, Don Bess, sei riuscito a trovare qualche traccia? Oh, ma certo, seguitemi! Speriamo che Kaku stia bene. Un momento, Yuime, ti ho già detto che non sono interessato al vostro tesoro. È come temevo, anche tu sei a conoscenza del mio segreto. E vuoi uccidermi per questo? Sono costretto a farlo, quell'oro è troppo importante per la rinascita della famiglia Kikiki. Capisco, ma non farmi aspettare a lungo, ti prego. Ho passato dei bei giorni con te. Per la prima volta nella mia vita sono stato colmato di gentilezze da una donna. Preferisco morire piuttosto che vederti trasformata in una brutta strega. Non posso farlo. Ti prego, scappa finché sei in tempo. Prendi quel sentiero e non tornare più. Ne sei sicura? Tu sei buono, devi vivere. Yuime. Provengono dal villaggio. Dove vai? È pericoloso. Fuoco! Avete nascosto l'oro? Parla! Mai! È troppo importante per noi! Maledetto, muori! Avanti, perquisite tutte le case! Kaede! Kaede! Principessa! Principessa! Mettetevi in salvo, sono in troppi! Presto! No, non posso fuggire. Devo vendicare la morte delle mie fedeli compagne. Morte agli assassini! Morte agli assassini! Yuime! Yuime! Hai la pelle dura, masso di lardo. L'hai uccisa tu, bastardo. Stai calmo, sei sotto tiro. Ti risparmierò la vita se mi dirai dove è nascosto l'oro. Maledetto assassino, pagherai per tutti i tuoi misfatti. Voi che aspettate, fuoco! Bastardo. Allora vuoi morire, Pidocchio? Sei sicuro? Ora vedremo. Akane no. Naso. Kaku, la fascia della potenza. Grazie, signore. Ora ho la forza di 100 uomini. Sono piede e ascita. Ah, ecco dov'era nascosto. Aspetta, possiamo sempre dividerlo da buoni amici, non credi? No! Proprio adesso che l'avevo trovato. Gettate a terra le spade, bastardi! Io rappresento la legge in queste montagne e giudico i colpevoli e gli assegno la punizione che meritano senza obiezione. Guardie, arrestateli! Agli ordini! Fermi! Inchinatevi al potere di questo simbolo! L'uomo a cui appartiene è lo Shogun Mitsu Kunimito. Inchinatevi dinanzi a lui e chiedete perdono dei vostri misfatti. Che aspettate? Ho detto di inchinarvi! Tu dovresti rappresentare la giustizia, ma non sei in grado di farlo. Anche tu volevi impossessarti dell'oro della famiglia Kikichi. È vero, perdonatemi. No, non morire. Oh, no, non rattristarti. Il destino ha voluto così. Non ho mai amato nessuno come ho amato te. Anch'io, e tanto, e voglio chiederti un favore. Seppelliscimi in un prato. Sta tranquilla, lo farò, Yuime. Grazie, Kaku. Addio, amore. Ti prego, non dimenticarmi, non dimenticarmi. Oh. No, no, Yuime!